potete togliere secondo me voi due, eh? Bentornati al Salone d'Onore del CONI per la seconda parte della conferenza stampa di presentazione del Guinness Sei Nazioni 2021. Abbiamo salutato i vertici istituzionali dello sport italiano che ci hanno introdotto nel torneo di questa stagione. Adesso è tempo, insieme anche ai tanti giornalisti collegati con noi, di andare alla scoperta di quelli che sono gli aspetti più prettamente sportivi delle sette settimane che ci attendono e quelli che sicuramente i nostri appassionati da casa aspettano di conoscere quando manca poco più di una settimana alla partita d'esordio il 6 febbraio allo Stadio Olimpico di Roma, lo ricordiamo, contro la Francia. Per parlarne con noi ci sono due degli attori protagonisti delle settimane che ci aspettano, il capo allenatore della Nazionale Italiana Rugby Franco Smith e il capitano e tallonatore degli Azzurri Luca Bigi alla sua seconda stagione con i gradi di leader degli Azzurri nel torneo. Ascolteremo le domande dei colleghi da casa e dalla redazione, però vorrei cominciare io, Franco, e chiederti dove credi, dove senti di essere arrivato in rapporto a quello sviluppo del DNA azzurro di cui proprio in questa sala un anno fa, prima di tutto quello che è successo, ci hai parlato per la prima volta. No, così tanto è successo dall'anno scorso a questo periodo. Ovviamente siamo partiti con le prime tre partite della Sei Nazioni scorso, nuove idee, nuovo modo da fare. Abbiamo deciso di installare questo nuovo DNA che noi stiamo parlando. Purtroppo questo era interrotto e abbiamo avuto di ripartire con il Nations Cup, l'ultima parte della Sei Nazioni l'anno scorso. Da lì sono veramente eccitato perché le sei settimane che abbiamo vissuto insieme qui abbiamo veramente avuto tempo di conoscere meglio la struttura, come volevamo fare. Potevamo anche specificamente parlare come fisicamente possiamo trasformare in diventare ancora più competitivo, per installare questo DNA. Ovviamente fisicità è la prima parte e poi nostra etica di lavoro è molto elevata in campo. Abbiamo preso tutte le misure e è ovvio un paragone tra le due partite scozzesi che abbiamo giocato all'inizio dell'anno e poi abbiamo giocato in Nations Cup e la squadra collettiva ha corso 32 km in più. Vuol dire tutte le statistiche hanno mostrato che noi fisicamente stiamo migliorando. I ragazzi, per noi, per essere mentalmente più forte e tecnicamente più forte, per prima dobbiamo essere molto più allenato e dobbiamo avere una competenza fisica per affrontare questa squadra. Per quello, nell'ultimo, diciamo, 12 settimane abbiamo lavorato tantissimo per cambiare fisicamente la nostra abilità di giocare con la palla, di essere a livello internazionale. La domanda al fine viene fatta dalle altri paesi, non da noi stessi. Per quello gli standard sono messi da loro, noi siamo adesso ad adattarsi. Insieme con questo cambiamento fisicamente abbiamo anche lavorato in ricostruire
questa squadra. Come tutti sapete, c'era un turnover degli ultimi 8 anni, ha finito praticamente con lo scorso Coppa Mondo, abbiamo ripartito con un gruppo giovani. Adesso abbiamo qualche ragazzi che hanno giocato ovviamente più partite a livello internazionale, che hanno giocato per la franchigia, per quello era un percorso che abbiamo cominciato. Come dico sempre, se qualsiasi allenatore a questo punto in rugby in Italia dovremmo cominciare con questo nuovo percorso, e sono molto eccitato perché da oggi partiamo con un gruppo molto molto più preparato che sono mai stato per qualsiasi raduno, per qualsiasi campionato in un tempo che da sono arrivato. Per quello già non è un inizio più, è un nuovo comincio adesso, ne partiamo. Io sono molto contento che siamo veramente fatti gran passi avanti, spesso fisicamente, ovviamente c'è ancora tanto da fare. Grazie Franco, torneremo da te. Cristian Marchetti ha scritto, se ne ricordo bene, ieri su Corriere dello Sport, che l'età media di questo gruppo che si ritrova proprio questo pomeriggio all'NH Vittorio Veneto qui a Roma, un'età media di 24 anni e mezzo, un gruppo molto giovane, tant'è che Luca Bigi, con i suoi 29 anni, è insieme a Guglielmo Palazzani uno dei due atleti più, chiamiamo impropriamente, anziani, dai Luca, di questo gruppo. Ecco, tra poche ore, anzi appena finiamo, tu e Franco entrate insieme al resto del gruppo nella biobolla, no? Una cosa che avete imparato a conoscere nei recuperi di inverno-autunno, anche con l'Autumn Nations Cup. Volevo chiederti, sicuramente è importante perché garantisce stabilità, continuità al torneo, ma rappresenta anche un elemento di ulteriore sfida, credo, da tenere in considerazione nella preparazione, nell'approccio alla gara. Ecco, come cambia la vita di una squadra e come cambia il vivere le Sei Nazioni per un periodo così lungo, comunque forzatamente lontani dalle famiglie? Ma diciamo che Sei Nazioni è sempre stato un periodo trascorso lontano dalle famiglie, è vero, e durante successivamente alle partite le famiglie venivano in hotel o comunque le compagne, i figli potevano assistere alle partite allo stadio. Ovvio, la componente della bolla è determinante, comunque per noi è un'opportunità per affilare quelli che sono gli automatismi tra i giocatori, avere più tempo a disposizione per poterci sviluppare ancora di più. Abbiamo una stanza ricreativa dove comunque possiamo staccare la spina ogni tanto la sera dopo cena, in modo da avere anche un po' di divertimento tra di noi, che penso che sia importante. Però in questo format, giustamente, la performance finale della settimana e quello che è l'obiettivo della partita deve rimanere ben saldo, quindi tutta la settimana ovviamente è concentrata alla partita e al nostro percorso che stiamo intraprendendo, e per questo ripeto, per noi è un'opportunità riuscire a stare insieme in questa bolla, chiamiamola così, però prendendo anche piacere da quelle che sono le piccole cose e sempre focalizzati su quello che è l'obiettivo finale. Grazie Luca, possiamo lasciare alle domande dei colleghi collegati dalle redazioni. Abbiamo Paolo Caselli, la prima domanda. Benvenuto Paolo. Sì, ti sentiamo. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno al capitano e buongiorno a Franco Smith. Uno dei problemi riscontrati nelle ultime partite è stato quello della disciplina da parte della squadra azzurra. Il diverso modo di arbitrare emisfero sud e emisfero nord, di questa diversità, come si può lavorare per capire l'arbitro come si approccerà alla partita? Grazie. Vabbè, innanzitutto la disciplina per, secondo i nostri statistici, non è così male, infatti siamo stati anche abbastanza contenti con quello per questa parte dell'anno. Ovviamente sono d'accordo, ci sono interpretazioni, varie interpretazioni. Io proprio questo pomeriggio alle 3 ho un incontro con Jules Judge per discutere tutte le nuove variazioni, nuove interpretazioni da queste regole che loro devono interpretare anche in partita, e per noi per capire meglio dal punto di vista suo. Ci sono sempre 5 punti molto importanti che viene affrontato, e tra le mischie, lo spazio, i punti di incontro, sempre quelli che è sempre da interpretare, e quello ovviamente c'è un uomo in campo
e lui deve fare queste varie decisioni, a quel punto la sua interpretazione sarà sempre una cosa difficile da gestire. Intanto noi abbiamo lavorato spesso con i nostri ragazzi di essere molto disciplinati, noi cerchiamo di tenere il nostro punteggio sotto almeno 7 punizioni alla partita. Ovviamente quando tu sei troppo buoni paghi anche sull'altro lato, dobbiamo sempre spingere l'arbitro sul limite, spesso in difesa, per non dare qualsiasi metro in più all'avversario che abbiamo bisogno. Per quello la linea è molto molto stretta da prendere. Noi sappiamo però, come dico spesso alla squadra, infortuni e arbitri fanno parte da questo gioco e noi dobbiamo giocare sui suoi limiti e adattarsi a qualsiasi arbitro che abbiamo per questa settimana. Abbiamo, grazie Franco, abbiamo Moreno Molla di Sky per Luca Bigi. Ciao Luca, è una squadra molto giovane, l'abbiamo già detto, quella di quest'anno. Il fatto che tu sia uno di quelli che ha maggiormente esperienza, sia per età e per caps, è il motivo e il momento che ti fa dire ok, dobbiamo fare quel salto in più adesso anche noi, non ci sono più magari giocatori come Ghiraldini, come Zanni, come Parisse, senti che è arrivato il tuo momento anche magari di aumentare un po' il livello? Senz'altro, ovviamente hai citato nomi importanti che hanno lasciato al nostro movimento, al nostro rugby, qualcosa di indescrivibile, e prendendo le loro redini in questo momento per me è una grande responsabilità, quindi senz'altro il mio approccio deve essere determinante per la squadra, di esempio, e cercare di concretizzare tutto quello che comunque cerco di esprimere. E ovviamente siamo una squadra giovane, questa è anche una possibilità per i più giovani di prendere queste responsabilità e di crescere come leadership all'interno di questo gruppo, perché ovviamente saranno loro che porteranno avanti la nazionale per i prossimi 10-15 anni, quindi senz'altro il momento di concretizzare e far sì che questo nuovo gruppo di leadership che si sta creando all'interno della squadra venga fuori e si esprima al meglio. Grazie Luca, abbiamo Alessandro Ceccioni sempre per Luca Bigi. Ciao Alessandro. Ecco, volevo sapere Luca, ci puoi un po' descrivere, mi sentite? Sì, benissimo. Puoi un po' descrivere com'è la giornata tipo vostra in campo? E poi un'altra cosa, tu hai fatto un riferimento a quello che è stare nella bolla, che è una l'hai visto come un'occasione. C'è un giocatore, uno dei nostri giocatori, quello che aveva fatto più mete, Minozzi, che in un post ha detto che lui alla nazionale non ci sta perché non ce la fa a stare dentro la bolla. Ecco, tu come l'hai vista questa cosa, tu che sei il capitano? No, ma ripeto, come ho detto prima, a stare all'interno di queste restrizioni non è semplice, la routine quotidiana riportata in un lungo termine di 40-50 giorni è sicuramente impegnativa. Io ho parlato di opportunità appunto perché come riuscire a trarre il massimo da questa situazione, però non è facile, siamo persone umane, è molto soggettiva, quindi ognuno reagisce individualmente a quella che è appunto la situazione che si ritrova. Per quanto riguarda la giornata tipo, abbiamo successivamente la colazione, un'attivazione, poi la palestra, e un piccolo snack seguito dalle riunioni, e poi il trasferimento al campo. Fortunatamente siamo a Roma dove il tempo aiuta, quindi la possibilità di allenarci in un bellissimo campo con spesso e volentieri un ottimo tempo è fondamentale. E quindi la seduta d'allenamento, 50 minuti, un'ora più i reparti, la doccia, rientrati in hotel, un'oretta e mezza più o meno dedicata a quello che è il lavoro a casa, quindi rivedere gli allenamenti piuttosto che porre attenzione sullo studio degli avversari, le terapie per chi ne ha bisogno, la cena e, come dicevo prima, qualche ora di svago prima di recarsi a letto e ricominciare un'ulteriore giornata di lavoro con tanta energia. Abbiamo Francesco Volpe sia per Franco che per Luca. Sì, Andrea, una domanda magari prima una poi l'altra, sennò poi ci confondiamo. Resto su Luca perché appunto si parla molto di questa bolla. Tu hai parlato molto dello svago. Qual è il modo in cui, naturalmente ciò che si può scrivere,
riuscite a svagarvi stando 50-60 giorni insieme, sempre tra di voi? Ma anche lì, dicevo, è soggettivo. C'è chi preferisce fare una partita a carte, c'è chi preferisce, abbiamo la possibilità di avere un ping pong, un biliardino, una sala dove con un maxi schermo e durante la permanenza a novembre abbiamo guardato le partite dei nostri club, quindi guardiamo il rugby, guardiamo un film ogni tanto la sera insieme, poi ripeto, il ping pong, le carte, nelle stanze ovviamente alcuni giocatori alle PlayStation, quindi c'è molta competizione anche tra di noi, quelle che sono le dinamiche di squadra. Poi ovviamente c'è chi studia, c'è chi legge, si cerca di ottimizzare anche il tempo rendendolo più semplice, più piacevole successivamente a quello che è il lavoro per vivere anche comunque lo spirito di squadra, perché è fondamentale creare gruppo al di fuori del lavoro, degli allenamenti, delle sconfitte, delle vittorie, e quindi io credo tanto anche in questo ma successivamente alle partite abbiamo organizzato un po' di team social all'interno del nostro hotel, sempre mantenendo giustamente le restrizioni del caso, però divertendoci per quello che è già stato possibile e ripeto, come dicevo prima, cercando di trarre piacere anche da queste piccole cose. Grazie. Prego. Per Franco, abbiamo una nazionale la più giovane dell'epoca del Sei Nazioni e devo dire che vedere arrivare tanti ragazzi, diciamo, dalle giovanili, dalle ultime buone giovanili che abbiamo avuto, fa piacere, perché in passato abbiamo costruito tanti ragazzi che poi non sono riusciti a imporsi e a arrivare alla nazionale maggiore. Però stavo notando un attimino che, a parte Luca, che nonostante i 23 anni ormai va considerato, tra virgolette, un vecchietto, l'asse della squadra 2, 8, 9, 10, 15 è un'asse fatta veramente di bambini. Dato la situazione, cioè alcuni infortuni importanti come quelli di Polledri e Stein al numero 8 per esempio, la rinuncia di Miozzi che poteva essere un 15, non era forse il caso in questi ruoli magari di provare a portare anche un vecchietto? Io penso abbiamo lavorato e visto l'ultimo anno con tutti i ragazzi che sono a disposizione in Italia, abbiamo guardato alla futura. Io mi vedo come una che costruisce una cattedrale adesso. Magari non vedo il prodotto al fine, ma nel prossimo 6, 5, 4, 5, non vuole cominciare troppo lontano, nel prossimo 2, 3, 4, 5, 6, 7 anni costruiamo un gruppo che sarà sostanzialmente competitivo e vincerà. Era un gruppo che dovrebbe essere costruito di nuovo. È tocca mio, io sono arrivato qui già consapevole che ci saranno un turnover per l'Italia, non nascondo il fatto. Noi abbiamo visto, ci sono parecchi giovani, parlando con Connor anche prima, entrando in questo ambiente, abbiamo capito, guarda, ci saranno un turnover, ci saranno nuovi giocatori con tanta potenzialità. Per anni, la prima domanda che tutti mi hanno fatto quando sono arrivato è come trasformiamo la prestazione dell'Under 20 in nazionale. E adesso abbiamo risposto, dobbiamo giocare loro a questo livello e dobbiamo dare loro l'opportunità. Non c'è altra strada da prendere. Io non posso dare loro esperienze, loro devono andare in campo e accumulare questa esperienza. C'era John Kirwan anni fa che ha usato tanti giovani, era anche criticato per tanto di questo. Purtroppo il nostro sport qui in Italia abbiamo bisogno di nuovi eroi, nuovi giocatori che portano la bandiera, come Parisi, come Geraldini, come Zani, come lo Cicero, come Cacchinato, tutti i giocatori prima che hanno che ha fatto questa bandiera, che ha portato questa responsabilità in questi anni, abbiamo bisogno di nuovi giocatori e questo è la comincia da questo, non possiamo andare in giro. E ogni volta io sceglio un vecchietto per tamponare una situazione, perdiamo tempo per sviluppare il giocatore giusto per questo ruolo. Per quello dobbiamo essere coraggiosi nel modo in cui affrontiamo questo. Io non posso chiedere ai ragazzi di essere coraggiosi se io non sono coraggioso. Per quello noi dobbiamo adesso
aggiungere le più esperienze e caps possibile a questi ragazzi per rendere loro più competitivo più prima possibile e vincere. Non vogliamo nascondere, noi penso tutti noi vogliamo vincere, e per quello di dare le responsabilità a questi giovani è l'unico modo in cui loro imparano. Grazie. Abbiamo Fabrizio Zupo del Mattino di Padova collegato. Fabrizio, ciao. Buongiorno, buongiorno Franco, buongiorno Luca, buongiorno a tutti. Franco, devo tornare un attimo, parlando di Padova, devo tornare un attimo su Minozzi. E la domanda è questa: come fa un ragazzo di 24 anni che ha scelto di rimanere nel club a riconquistare questo gruppo, cosa ne pensi tu, che se può riuscire a riconquistare la tua fiducia oltre ad essere accettato dal gruppo, tenuto conto che ci sono giocatori come Marler che hanno parlato di questo problema della bolla, che non è però effettivamente un ragazzo di 24 anni che dice di no alla nazionale è un unicum. So che l'argomento è un po' fastidioso, ma insomma è importante, perché non l'avevo mai visto prima di Minotti un discorso di questo genere. E quindi come fa? È sceso dal bus, potrà tornare in nazionale in futuro oppure no? Poi vorrei farti una domanda, mi pare di capire che se c'è un problema sul numero 8 tu non chiamerai un Parisse, ma dovrai dar fiducia, che ne so, un Ruzza ad esempio. E poi faccio una domanda a Luca, se posso. Okay. Sentiamo prima le risposte di Franco, Fabrizio, poi sicuramente. Va bene. Sì. No, parto per prima. C'era questo malrumore che c'era dopo la Nations Cup qualche dispiacere tra me e Minozzi, che è assolutamente non vero. Io penso che il ragazzo già a quel punto ha sentito molto chiuso dentro questo ambiente. Abbiamo parlato durante la Nations Cup, quando lui è arrivato anche un po' in ritardo per questa Nations Cup dopo la finale del Premiership. E lui mi ha detto già a questo punto è molto duro di rientrarci, e adesso ovviamente abbiamo cercato di gestire lui bene, così dare a lui un po' l'opportunità di riprendersi un attimo. E poi da lì ovviamente è ritornato ai Wasps e finora praticamente non era veramente coinvolto, e ho visto scritto in vari giornali anche le dichiarazioni dal suo allenatore a quello lato. Per me anche i ragazzi devono capire che il mondo del rugby è cambiato. Di stare via dalla tua famiglia fa parte da questo, e purtroppo in questo io non penso il nostro modo cambia subito con nuove vaccine o qualcosa che arriveranno. Noi dobbiamo essere preparati per stare via dalla famiglia spesso. Penso molto anni fa, quando Sudafrica e Nuova Zelanda e le varie squadre sono viaggiate con la barca ancora per andare a giocare, sono state via allo stesso tempo, e era fatto anche parte da questo sport. Ma finora l'ambiente in cui questi ragazzi sono cresciuti da 2000 in più, diciamo, era molto confortabile, diciamo. Era molto diverso, perché lo sport era già professionista. Dopo 95 tutto è cambiato, e loro hanno vissuto questo rugby finora in altro modo. Per quello una bolla che viene implicato adesso crea un po' una scomodità che per magari loro non sono abituati. Giustamente, e io ho tanto rispetto per il scelto da Minozzi in quel punto, e lui ha detto: guarda, io non posso dare mia tutto alla squadra in questa condizione. Io scelgo adesso, per favore, o chiedere a tempo per riprendersi, per adattarsi e per mettermi mentalmente forte per dare di nuovo tutto. Ovviamente sono, dal punto di vista umano, mai chiudo la porta per nessuno qui. Abbiamo bisogno di vincere spesso, abbiamo bisogno di migliori giocatori. Questo però, dopo la sua scelta, spero
Oh, noi abbiamo anche un'altra opportunità, adesso c'è altri giocatori che trovano questa opportunità magari di accumularle questi caps che stiamo parlando e questa esperienza in campo che magari non potrebbe avere se Matteo era con noi. Per quello uso questo come un'opportunità per me. E se loro prendono questa opportunità e diventano molto molto bravi in cosa sto facendo, c'è buona competizione per Matteo per rientrare. Ma tutti i giocatori che possono giocare per l'Italia dovrebbe essere sempre dentro il nostro piano e per quello noi abbiamo creato questo gruppo di giocatori di interesse nazionale per creare questa competizione, per sapere chi deve lavorare duro, quanto devono lavorare e condividere queste responsabilità tra noi, le franchigie e loro. Per quello ovviamente un ragazzo come Manozzi che ha già vissuto questo ambiente sarà sempre importante per Acqua in Italia. E sul numero 8, scusami, sì. Stein, Polledri... Ok, la domanda è questo. Tra Ruz e Paris, chi potresti chiamare se si dice che non vuoi tamponare con un vecchietto? Ok, ho già chiamato Ruzza, così lui è dentro il gruppo. Parisi, io non penso è giusto adesso, se noi stiamo parlando di questo progetto, di entrare, lui adesso lui copre o tamponare un attimo un ruolo che magari qualcuno, come magari Lamaro o Negri o Mbanda o Maero o qualsiasi altro potrebbe sfruttare da questa opportunità di sviluppare questo ruolo, abbiamo bisogno. Come ho detto anche prima, infortuni fa parte da questo gioco e noi dobbiamo avere il prossimo giocatore pronto per chiudere questo. Non possiamo pensare fino al 2023 giochiamo solo con 23 giocatori. Abbiamo bisogno di 55 giocatori a livello internazionale più prima possibile. E non usiamo le 6 nazioni per sviluppare solo, vogliamo la fase esecuzione. Ma per adesso dobbiamo fidare questa responsabilità a questi che sono convocati. Grazie Franco. Se posso velocissimamente. Veloce Luca, Fabrizio, grazie. A me hanno raccontato che durante la bolla arrivavate anche a fare il gioco delle nomination, tipo i reality in TV. Quindi volevo chiederti se era vera questa cosa. E poi ti chiedo del campo, cioè la Francia ha mostrato di avere due squadre, è andata in finale con una squadra riserve, tra virgolette, e gli è mancato un niente per battere la nazionale che era in finale al mondiale. Dimmi te come vedi questa partita, insomma, e... Okay. Finito. No, beh, per quanto riguarda le nomination, così sì, sono situazioni divertenti che abbiamo cercato di ricreare in... Nella nostra sala, ma situazioni di gioco tra di noi, quindi che in una squadra di rugby si fa. Per quanto riguarda il campo, senz'altro, la Francia è una squadra super competitiva, ha dimostrato anche durante l'Autumn Cup con due squadre di essere competitiva e quasi di battere l'Inghilterra. Sappiamo cosa ci aspetta, è un pacchetto di mischia molto solido, con tante individualità, fuori hanno una squadra molto capace di giocare col pallone in mano. Per cui il nostro percorso all'arrivo della partita dovrà essere sicuramente focalizzato su quello che è il nostro lavoro e su come andremo a affrontare questo tipo di partita, riguardando anche le due partite che abbiamo giocato contro la Francia a distanza di 4 mesi, quindi la squadra con cui abbiamo giocato di più con la Scozia nell'ultimo anno. Per cui niente, da domani quando ricominciamo gli allenamenti ci ritroveremo, sappiamo quali sono i nostri punti di forza, ma soprattutto quelli dove dobbiamo lavorare, dove vogliamo essere consistenti in tutti gli 80 minuti per ospitare qua la Francia a casa nostra in appuntamento d'apertura delle Nazioni. Credo abbiamo Andrea Bongiovanni di Gazzetta dello Sport collegato. Buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Una domanda per Franco. Tra le tante assenze credo che spicchi proprio per il suo valore quella di Polledri. Volevo chiedere appunto a Franco come... cosa mancherà di più di un giocatore di questo calibro?
Cosa manca? In rapporto di più. A chi, Andrea, scusami, ti abbiamo sentito male. Polledri. No, cosa mancherà di più di un giocatore come Polledri? Cosa si farà sentire come assenza? Come impatterà? Non ho sentito tutta la domanda. No, ovviamente, di nuovo, una nostra squadra non è costruita su un giocatore solo. Ovviamente è un deluso, abbiamo già giocato parecchie partite senza di lui. Infatti, quando ho parlato con lui settimana scorsa, lui ha augurato a noi tutti una gran bocca al lupo e per quello lui fa sempre parte, resta sempre sul nostro interesse. Parlo spesso con quelli che non ci sono e di nuovo questi che adesso sono disponibili è mio interesse. Noi dobbiamo lavorare con questi che sono disponibili, che entrano in campo. Magari se questo è successo, questo era 3 mesi prima della Coppa del Mondo, 23, magari aveva un altro effetto. Ma per adesso stiamo costruendo in ogni ruolo giocatore e noi vogliamo 3-4 giocatori in ogni ruolo, competitivo, competente, ben organizzato, preparato fisico per affrontare a livello internazionale. Abbiamo adesso troppo poco ragazzi che fisicamente a questo livello, per quello cerchiamo con questa prossima azione, direi, ho fatto solo, potete contattare le prime 3 partite, ma dopo le 3 partite l'anno scorso abbiamo proprio cominciato da nuovo. Il tempo in campo che io come allenatore avevo finora è praticamente 600 minuti. In 600 minuti, parlo in allenamento, noi adesso cerchiamo di aumentare questo tempo insieme per costruire anche altri ragazzi per diventare forti come Polledri, forti come Stein, che non ci sono. Questo è il mio dovere insieme con le franchigie di sviluppare questo 45 giocatori che è assolutamente importante per il processo. Abbiamo Antonio Oliviero del Gazzettino collegato. Ciao Antonio. Ciao a tutti, una domanda per Franco. Torno un attimo sulla questione del numero 8, ma per quanto riguarda l'Amaro, che è un prodotto del rugby italiano di cui si parla molto bene. Volevo chiederti se secondo te è pronto per giocare da titolare in queste 6 nazioni. E la seconda domanda riguarda la convocazione che ci sono state recentemente, gli inserimenti di Ioane e quella che ci sarà di Brex, giocatori con caratteristiche fisiche che un po' mancavano nella nostra linea di 3/4. Volevo chiederti su questo, se questi 2 giocatori cambieranno un po' il DNA dell'Italia e il modo di giocare. Quindi l'Amaro e i 2 dei 3/4. No, sai, tu fai questa domanda all'Amaro, lui sicuramente di subito dice di sì. Ovviamente è un giocatore che è pronto per giocare, come io penso tutti gli altri che in quel ruolo hanno fatto gran passi ultimamente in avanti, ha recuperato bene dopo il suo infortunio, ha mostrato anche a Benetton nella partita contro le Zebre, l'ultima partita, il numero 8 si può giocare anche così, sì, sicuramente un leader naturale, uno che porta sarà magari una gran aiuta anche a Luca dentro il campo così, e dentro il gruppo. Noi teniamo tutto questo conto quando noi ne parliamo la squadra. Ovviamente noi abbiamo questi 10 giorni, un percorso insieme e piano piano costruiamo il piano per la Francia, così l'Amaro è suo dovere, è suo lavoro, sarà valutato in questa parte. Ma io sono d'accordo, lui è sicuramente uno di questi che può comportare, per quello abbiamo messo lui nel nostro gruppo. Dal punto di vista Brex e Ioane, io penso loro sono 2 giocatori che possono aggiungere alla DNA, non cambierà la DNA, possono aggiungere sicuramente cosa vogliamo. Noi vogliamo una squadra fisico e lui, Brex, è fisico e porta. Se lui è competitivo e fa il suo dovere, lui ha fatto questo nell'ultimo anno e non solo le ultime 2 partite, stiamo guardando già l'ultimo anno. E va bene, se lui continuerà la sua forma, continuare a migliorare la cosa che lui fa bene, può sicuramente aggiungere tanto competizione e magari rendere noi ancora più competitivi in quei ruoli. Ioane ovviamente ha questo X factor che
che è importante, noi a livello internazionale crea spesso uno contro uno, gli spazi sono molto ridotti e questa capacità di battere l'avversario uno contro uno è molto importante, per quello gente come Ioani, Trulla, Sprendio, Padovani, Zanon, tutti i nostri giocatori, Carlo Canna, Garbisi, tutti hanno questa capacità, non voler lasciare uno fuori, ma tutti questi hanno capacità uno contro uno, e più noi sviluppiamo questo dentro il nostro gioco, credo più risultati arriveranno. Abbiamo ancora una domanda con Stefano Semeraro della Stampa, poi chiudiamo, grazie. Stefano, ciao. Pronto, mi sentite? Sì, sì, benissimo, ti vediamo, ti sentiamo. Allora, buongiorno a tutti. Prima Smith parlava di etica del lavoro. Volevo fare una domanda breve, sintetica. Quanto è importante questa etica di lavoro nel suo progetto e se la chiamano sergente di ferro, le fa piacere o si arrabbia? No, l'etica del lavoro vuol dire numero di azioni durante la partita. Questo vuol dire non so work right in inglese. L'etica del lavoro anche fuori campo, ovviamente disciplina, di lavorare duro. Ma noi dobbiamo spostare in Italia, i giocatori in Italia, dobbiamo spostare un po' la nostra limiti, diciamo. Io ho lavorato con la Benetton tanti anni fa, volevamo sempre passare il prossimo turno sulla Heineken Cup. La differenza tra vincere in Italia e vincere in Europa era sempre l'intensità, la velocità, le numerazioni dell'avversario. E abbiamo lavorato già, io ho già preso questo concetto. Se tu alleni intensità, tu vedi quello e può diventare un'arma in campo che puoi usare in tuo favore. È lo stesso modo che ho lavorato anche in Sudafrica, lì magari l'intensità è diversa e per partecipare con un gruppo al Super Rugby a quel punto era ancora più importante, così questa esperienza di cambiare o di spostare il limite, la velocità e l'accelerazione e il numero di azioni e l'intensità, se alleni quello mi ha dato, porta sicuramente risultati e per me ho già trovato solo dal punto di vista statistici all'inizio dell'anno scorso numeri molto bassi in paragone con altri paesi e per quello il dia di lavoro diciamo per aumentare questo numero di azioni durante la partita è molto importante. Io faccio tutto che noi facciamo per il meglio di Italia, per il meglio dei ragazzi. Se qualcuno mi chiama uomo di ferro sono orgoglioso, perché vuol dire sono determinato in fare la cosa il meglio per questo paese. Io non sono venuto qui per partecipare, voglio fare la differenza e tutto il nostro lavoro, i ragazzi adesso sono già adattarsi, hanno già adattare, sanno già esattamente cosa vogliamo avere e prendono anche piacere di lavorare duro. Per quello io penso noi possiamo essere orgogliosi, tutto il nostro sostegno, i nostri tifosi in Italia sul minutaggio di lavoro durante la settimana, questi ragazzi fanno per rendere piacere a Italia e noi abbiamo bisogno di sostegno da loro, per quello chiamano tifosi in inglese supporters, di sostenere loro lavorano duro per la migliore prestazione e io spero tutta l'Italia sarà dietro di noi, non criticare ma sostenere nel nostro processo per arrivare al top. Grazie Franco, grazie a Luca Bigi, per loro è tempo di lasciare il salone d'onore del CONI e raggiungere il resto della squadra nella bolla dell'NH Vittorio Veneto di Roma. Arrivederci al 6 di febbraio e arrivederci alla prima giornata del Guinness Nazioni contro la Francia. Grazie di essere stati con noi. Grazie mille. Grazie ai colleghi collegati da casa.